Amen, alleluia, gloria a Dio. Vogliamo subito innanzitutto presentarci alla presenza di Dio. Proprio in questo giorno ne ho tanto bisogno. In questi giorni sono stato male, ho avuto anche l'otite, quindi mi scuserete se non sono come tutti gli altri giorni, ma credo che lo Spirito Santo è sempre lo stesso e credo che il Signore sicuramente mi sosterrà anche in questo momento. Per questo vogliamo pregare Dio e vogliamo farlo con tutto il nostro cuore. Ecco, vi invito a chiudere i vostri occhi insieme a me, pregare, intercedere insieme, finché il Signore parli ai nostri cuori, per come il Signore già ha parlato, continui a parlare ai nostri cuori in maniera speciale. Ogni momento con Dio è unico. Padre, Signore, Dio onnipotente, creatore delle cielo e della terra, Signore, noi ti amiamo. Signore, siamo qui questa sera ancora collegati, Signore, perché, Signore, siamo stati conquistati dal tuo amore. E ancora questa sera, Signore, riteniamo, Signore, necessario e desideriamo con tutto il nostro cuore, Signore, ricevere dal tuo amore, Signore, come una cascata, Signore, ancora in questa sera possa scendere l'unzione del tuo Santo Spirito su ognuno di noi, Signore, e possa fortificare i nostri cuori e guidare ogni cosa, Signore, e sia fatto ogni cosa secondo la tua volontà, nel tuo ordine, Signore. Grazie, Padre, ti prego, Signore. Guida tu la tua parola, Signore, il messaggio che tu hai messo nel mio cuore, ancora, Signore, per tutti coloro che ascolteranno, oh Signore, uno spirito di ascolto e di intendimento, Signore, per le cose che tu ci hai rivelate, nel nome potente di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Voglio leggere questa sera insieme a voi, nell'Evangelo di Giovanni. A capitolo 2, leggerò dal versetto 13. Così dice la parola di Dio. Ti invito ad ascoltare la parola del Signore. La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore e colombi e i cambiavalute, i cambiamonete seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio. Pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e quelli che vendevano i colombi disse: Portate via qui di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: Qual è il segno che ci mostri tu che fai queste cose? Gesù rispose loro: Disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosce quello che è nell'uomo, quello che era nell'uomo. Alleluia. Fin qui la parola del Signore. Gloria a Dio ancora per questa parola. In questo testo, cari nel Signore, cari fratelli e sorelle, amici che siete in ascolto, vediamo che Gesù, dopo aver lasciato Cana, si dirige verso Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Va in un luogo preciso, va direttamente nel Tempio, ma arrivato nel Tempio non trova quello che voleva trovare, quello che desiderava trovare. Vide che il tempio era stato profanato. All'interno del tempio c'era un vero e proprio mercato. Ma com'è possibile che nel tempio di Dio ci fosse un mercato? Da quello che possiamo comprendere è che quel tempo, proprio in quel tempo, soprattutto per la Pasqua, gli adoratori avevano bisogno, soprattutto quelli che venivano da lontano, dovevano offrire i sacrifici e non potevano portarseli da lontano, quindi magari preferivano più comprarli là direttamente, e questo sicuramente è così. La parola ci dice: Gesù trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi,
cambia monete, seduti lì, e di loro non c'era una buona fama. L'atmosfera ormai era pervasa dai traffici commerciali. E immaginiamo il rumore, non dell'adorazione e della preghiera, ma il rumore che c'era delle persone che partecipavano specialmente a queste grandi feste, come la festa della Pasqua, era una delle più grandi feste. Possiamo provare a immaginare quanta confusione ci fosse con tutto quel frastuono che c'era. C'erano quelli che gridavano per vendere la loro merce, come di solito si fa nei mercati, come potevano, esserci anche in quel tempo tutte queste cose. Ma possiamo immaginare come potevano adorare, pregare, e se con questo tutto frastuono, se c'erano tanti animali, ognuno col proprio, immaginate tanti animali messi tutti insieme là, che ognuno fa il proprio verso, c'era tanta distrazione. Sicuramente tutti questi animali avevano i loro bisogni, lasciavano i propri escrementi anche là, come noi possiamo immaginare, i loro odori. Poi i cambiavalute, come dicevo, non avevano una bella nomina, approfittavano della povera gente. Tutto questo nel tempio di Dio. Ma la domanda è: perché tutto questo? Come mai si arriva a tutto questo? Quella che era la casa di Dio, il luogo dove si adorava il Signore, dove si pregava, era diventata una spelonca di ladri, come dirà Gesù ancora in un altro passo della Scrittura, in un altro Evangelo. Cosa può rappresentare oggi il tempio di Dio? Sicuramente può rappresentare la nostra vita. L'apostolo Paolo disse in 1 Corinzi, a capitolo 3, versetto 16 e versetto 17, dice proprio questo: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Noi, cari nel Signore, siamo il Tempio di Dio. Chi siamo il Tempio di Dio? Coloro che abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, che l'abbiamo fatto Signore e Salvatore della nostra vita. La nostra vita deve essere santa, deve essere una casa di adorazione, di preghiera. Noi siamo stati creati per uno scopo, come il Tempio di Gerusalemme era stato creato per adorare Dio. Così anche noi siamo stati creati per adorare Dio. E nella nostra nuova creazione in Cristo, noi siamo stati creati proprio a questo scopo. Lo scopo del Tempio era adorare Dio, ma loro ne avevano fatto un profitto personale per soddisfare la loro carne. Ormai si recavano nel Tempio non per adorare Dio, non per dare a Dio, ma per avere un guadagno personale, una soddisfazione carnale, una soddisfazione, personale che era solo per quel momento. Non era qualcosa che Dio ti dà e quello che Dio ti dà è eterno, ma è qualcosa che ti soddisfa al momento, soltanto al momento. Anche oggi il rischio è molto alto che ci si accosti a Dio solo per una soddisfazione personale, solo per un beneficio momentaneo. Gesù aveva il diritto di purificare il tempio, aveva il diritto di intervenire e Gesù ancora oggi ha il diritto di purificare le nostre vite, di entrare nel nostro tempio e di rivoluzionare ogni cosa. E noi vogliamo dire: Signore, tu hai tutto il diritto nella mia vita. Abbi il coraggio, fratello, sorella, che sei in ascolto, di dire questo a Gesù: Signore, tu hai il diritto di entrare nel mio tempio, nel mio cuore, e Signore, di togliere tutto ciò che non ti appartiene. La parola di Dio ci dice che, fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro e dei cambiamonete e rovesciò le tavole. Quando Dio viene nella nostra vita, deve togliere via ogni cosa. La sferza di cordicelle, sapete cosa rappresenta? È un simbolo della giusta ira di Dio, del suo diritto di essere ubbidito. Lui, ha il diritto, il nostro Dio, di essere ubbidito, ha la piena autorità e noi dobbiamo ubbidire a quello che lui dice.
a quello che lo Spirito Santo dice nel tuo cuore, quando ti dice che quella cosa non va bene, quando ti dice che quelle cose nella tua vita ti stanno rovinando, stanno corrompendo la tua comunione con Dio. Ecco, hai il diritto, il Signore, nella tua vita. Quella sferza era simbolo della potenza di Dio, del giudizio purificatore di Dio. Gesù ha l'autorità di purificare la tua vita, la nostra vita. Il tempio può essere profanato quando dimentichiamo in cosa consiste l'adorazione. Forse tu hai dimenticato, forse c'è qualcuno che sta ascoltando, hai dimenticato cos'è l'adorazione. Per quale motivo tu questa sera sei in questa diretta? Per quale motivo tu, ecco, vai in chiesa? Per quale motivo dici di essere cristiano? Per quale motivo tu ti accosti a Dio? Forse lo hai dimenticato, forse stai vivendo la tua vita, ecco, per soddisfare solo una tua soddisfazione, ecco, momentanea, quelle soddisfazioni che soddisfano soltanto la carne. Quando ignoriamo la santità di Dio, ecco, e dimentichiamo il nostro dovere verso di Lui, ecco che abbiamo un grande pericolo nella nostra vita. Noi non possiamo ignorare la santità di Dio, non possiamo, ecco, ignorare o dimenticare il dovere che abbiamo verso di Lui, verso il nostro Signore. Non possiamo tollerare nella nostra vita attività, ecco, che sono contestabili nella nostra vita. Non possiamo tollerare nessun peccato nel nostro cuore, neanche quelle cose che noi valutiamo sembrano essere, ecco, piccole cose, ma che ti portano a corrompere quella comunione, quell'intensità che c'è col tuo Signore. Ecco, quelle cose che ti corrompono e che ti dividono dalla parola di Dio, che interferiscono con la nostra adorazione. A quelli che vendevano i colombi disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Qui vediamo il rapporto speciale, singolare di Gesù con Dio. Gesù lo chiama Padre mio. Gesù vuole che noi abbiamo questo tipo di rapporto. Dio vuole che noi possiamo avere questo tipo di rapporto con Lui. Ecco, Padre mio. Ecco, sentire questa affezione nel nostro cuore. Sentire questa santa gelosia nella nostra vita quando vediamo qualcosa nella nostra vita che non va, quando vediamo che ci sono delle cose che interferiscono fra noi e Dio. Gesù dice di portare via da qui queste cose e così dovremmo noi, ecco, vivendo in comunione con Gesù, sentire nella nostra vita anche noi il desiderio di dire: portate via queste cose da questo luogo, da questa casa, dalla mia vita. Esaminiamo i nostri cuori. Cos'è che nella nostra vita deve essere tolto questa sera? Cos'è che ancora Gesù vuole togliere dalla nostra vita? D'altronde la parola di Dio viene per correggere, per educare. E questa parola questa sera vuole educare la nostra vita. Deve essere portato via tutto ciò che non appartiene a Dio. Cos'è che nella tua vita stanno, ecco, quelle cose che stanno interferendo con l'adorazione a Dio? Tu lo puoi sapere. Il Signore ti chiama ad esaminare la tua vita. Il Signore ti chiama a vedere tutto ciò che ti impedisce di avanzare in Cristo. Il Tempio di Dio è una casa di adorazione e allora tutto ciò che non appartiene all'adorazione, ogni cosa dentro la casa che non appartiene a Dio deve essere tolta, perché il Tempio di Dio è una casa di adorazione. Ogni cosa dentro la casa di Dio deve condurre all'adorazione, alla comunione col Padre. Non è bello se noi riempiamo la nostra casa di tutto ciò che fa parte per dare adorazione a Dio. Non è bello che la nostra vita sia ripiena di quei frutti che adorano il Signore, di quelle virtù che appartengono a Cristo e che possono onorare il nostro Signore. I suoi discepoli, ecco, si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. Che parola questa! Lo zelo per la tua casa mi consuma.
La nostra comunione con Cristo dovrebbe essere così forte, così potente, così efficace, che la nostra comunione con Cristo deve portarci ad avere lo stesso zelo per la casa di Dio, per le cose di Dio. Dobbiamo giungere a una tale comunione da essere consumati per la gloria di Dio. Non è questo che desidera il Signore trovare nel tempio suo, nei figlioli suoi, in coloro che dicono di appartenergli. Non è trovare veramente un tempio di adorazione dove tutto esprime gloria a Dio. Dice: nel tuo tempio tutto esprime gloria. Gloria a Dio nella nostra vita. A chi diamo gloria nella nostra vita? Per chi viviamo la nostra vita? Domandiamocelo, perché viviamo in tempi veramente difficili. Viviamo in tempi dove è difficile capire ciò che è bene e ciò che è male, ma questo non deve accadere per i figlioli di Dio, perché noi abbiamo lo Spirito Santo che parla ai nostri cuori. A meno che la tua coscienza non è completamente offuscata, a meno che non sei proprio morto spiritualmente, e allora hai bisogno che il Signore veramente possa farti risorgere dai morti. E io prego che questa sera, se c'è qualcuno che si ritiene di essere completamente morto spirituale, ecco, grida al Signore con tutto il tuo cuore: Signore, ridarmi la vita, perché non voglio, Signore, ecco, morire completamente, ecco, sommerso dai miei peccati. I giudei allora presero a dirgli: qual è il segno che ci mostri tu che fai queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Ma sapete questo cosa vuole dirci, cari del Signore? Quando non si vive una vera intima comunione con Gesù, non si riesce a comprendere il vero significato delle sue parole. Dio ti parla e tu non lo comprendi. In questo momento Dio sta parlando. Se non vivi in comunione con Dio, se non cerchi veramente di vivere in comunione con Lui, non lo comprenderai quello che Dio ti dice. Vi è confusione, smarrimento quando si vive lontani da Dio. Dio rivela la sua parola a coloro che vogliono veramente fare sul serio con Lui. E se tu vuoi fare sul serio con Lui, Dio si rivelerà nella tua vita in maniera speciale e ti rivelerà i segreti che sono nella sua parola, che non saranno più segreti, saranno chiarissimi per te. Ecco, Dio vuole ancora oggi dare delle rivelazioni al suo popolo. Dio vuole ancora oggi parlare in maniera speciale al suo popolo, ma cerca degli uomini che veramente vogliono, ecco, fare la differenza, degli uomini che vogliono veramente cambiare. Dio vuole fare di te un tempio nuovo. Qui possiamo vedere come il loro ragionare era limitato, ma Gesù stava parlando del suo corpo. Infatti, così è avvenuto. Gesù fu messo a morte, ma il terzo giorno, Gesù stava parlando di questo, il terzo giorno è risuscitato. Alleluia, gloria a Dio. E con la sua morte e la sua resurrezione Gesù ci ha dato un tempio nuovo, un nuovo luogo di incontro con Dio. Oggi noi possiamo incontrare Dio in Cristo. Alleluia, gloria a Dio per questo. Ecco, quando dunque lui fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Ecco, quando Gesù manifesta poi quello che lui ha detto, Gesù conferma sempre la sua parola. Sapete, questo ci insegna anche che può anche succedere a volte che non comprendiamo quello che il Signore ci sta dicendo al momento. Forse c'è qualcuno proprio in questo momento dice: quello che mi sta succedendo, perché? Molte volte noi non comprendiamo quello che Dio ci dice al momento, quello che Dio sta facendo nella nostra vita. A volte non lo comprendiamo. Ma a tempo stabilito da Dio, ecco, quando la parola di Dio si adempirà nella nostra vita, ecco che lo Spirito Santo puntualmente ci ricorderà le parole di Gesù come avvenne ai discepoli. Nessuna delle sue parole, cari del Signore, sappiate bene, tenetelo bene in mente, teniamolo bene in mente, nessuna delle sue parole cadrà a terra.
Tutto quello che Dio ha detto, Dio lo manterrà, Dio lo manifesterà. Ecco, Dio a tempo giusto lo porterà a compimento. Ci viene detto dalla parola di Dio, al versetto 23, che mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Questa parola è una parola rivelatrice, ci rivela la verità, ci rivela delle verità importanti, una parola che se la riceviamo per quella che è una parola potente, perché è la parola di Dio. Molti credettero nel suo nome vedendo i miracoli che egli faceva. E questo ci dice che credere nei miracoli sì è buono, ma non basta. Ci sono molti credenti che credono nei miracoli, ma quello non basta per cambiare la tua vita, non basta per avere un vero rapporto con Dio, non basta perché la tua vita sia una casa di adorazione. Credere in Gesù per i miracoli che egli fa non basta perché Gesù si fidi di noi. Ecco quello che questa sera la domanda che dobbiamo porci. Ma Gesù, guardandoci oggi, si fida di me? La domanda dovremmo, ognuno di noi personalmente dovrebbe dire questo: ma Gesù, se guarda la mia vita, si fida di me? La parola ci dice che egli dice conosceva tutti, non si fidava di loro perché conosceva tutti. Gesù conosce tutti. Ecco, Gesù si può fidare di noi. Molti credono in Gesù, ma sono dei credenti sensuali. Credono solo quando tutto gli va bene, solo quando vedono i miracoli nella propria vita. Quando c'è i miracoli nella propria vita, gloria a Dio. Cercano Gesù solo quando, ecco, solo per ciò che possono ottenere da Lui, solo quando vogliono qualcosa. Invece non riflettono mai su ciò che possono fare per Gesù. Ecco, non c'è mai, questo è un credere ai miracoli. Si crede soltanto ai miracoli, si può credere magari avere quella credenza per che cosa? Per una soddisfazione personale, per un bisogno personale. Ecco, non riflettono mai. Tu, questi credenti sono una specie di credenti che non riflettono mai su ciò che possono fare per Gesù. No, non sono consapevoli del costo del discepolato. Per essere dei veri seguaci di Cristo, come bisogna essere? Ecco, non ci pensano mai a tutto questo. Vanno a Gesù soltanto, ecco, Signore, ho bisogno di questo, Signore, ho bisogno di quest'altro, Signore, sai, mi è successo questo, ma mai dire, Signore, ho bisogno di santificare la mia vita. Signore, voglio prendere questo proposito, voglio prendere questa posizione davanti a questo peccato. Signore, voglio santificare e consacrare sempre di più la mia vita. Voglio togliere tutte quelle cose che nella mia vita stanno corrompendo la mia comunione con te. Per essere dei veri discepoli di Cristo, occorre sacrificare se stessi e dare a Cristo tutto ciò che si è e che si possiede. Tutto quello che tu possiedi nella tua vita deve essere di Cristo. Tutta la tua vita deve appartenere a Lui per essere dei veri credenti, dei veri cristiani secondo Cristo, non secondo il nostro ragionamento. Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti. Gesù conosce tutti i segreti del nostro cuore. Gesù conosce tutti i segreti del tuo cuore. Nulla è nascosto a Lui. Egli sa se noi siamo sinceri. Sa se il motivo per cui lo cerchiamo, sa se lo cerchiamo solo per soddisfare la nostra carne, solo per soddisfare il nostro ego, il nostro io, se lo cerchiamo solo per i miracoli, se lo cerchiamo solo perché deve risolvere dei problemi nella nostra vita o se lo cerchiamo perché ci siamo innamorati di Lui, perché vogliamo essere fedeli in ogni circostanza, perché vogliamo conoscerlo ogni giorno di più e vogliamo conoscere la sua saggezza, la sua volontà. Gesù conosce e non ha bisogno della testimonianza di un uomo, ci dice la parola di Dio. Lui stesso ci conosce meglio di quanto noi possiamo conoscerci. Infatti, caro fratello, cara sorella che stai ascoltando, caro amico che stai ascoltando, sappi che nulla è nascosto a Dio, nulla è nascosto a Gesù. Gesù ti conosce perfettamente.
sa quello che tu farai fra un momento, fra un attimo. Lui sa ogni cosa di te, cosa possiamo nascondergli, cosa possiamo nasconderci davanti a lui. Ecco, il Signore sa ogni cosa di noi e sa se siamo sinceri. E se in questo momento tu sei sincero davanti a lui, ecco, potrai scoprire quanto lui è meraviglioso. Quelli che si avvicinano a Dio soltanto per uno scopo personale, quelli che si avvicinano soltanto per una soddisfazione personale, ecco, per il proprio ego, per i miracoli, come abbiamo già ascoltato, ecco, sono come quelli che Luca, capitolo 8, versetto 13, definisce così: quelli che hanno ricevuto la parola sulla roccia. Sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Ecco, questi sono credenti, ecco, superficiali. La parola di Dio non va fino in fondo, non hanno bisogno di scoprire. Ecco quanto è bello veramente essere trasformati da Dio e diventare un tempio nuovo, perché quello, lo scopo di Dio è fare un tempio nuovo. Dio vuole distruggere tutte quelle cose vecchie che sono nella nostra vita per fare un tempio nuovo. Dio vuole fare un tempio nuovo della tua vita. Dio vuole fare un tempio di adorazione e per fare questo la parola di Dio deve scendere in profondità nella nostra vita. Non dobbiamo rimanere soltanto al latte spirituale. Ecco, mi basta questo Evangelo, quel poco Evangelo, quell'Evangelo che ecco, mi dà il latte, no? Abbiamo bisogno anche del cibo solido, abbiamo bisogno di essere trasformati nella nostra vita per essere sempre di più a immagine di Cristo Gesù e dare gloria a Dio con tutta la nostra vita. Questa parola ci fa comprendere delle grandi verità, questi versi ci fanno vedere tre scene. Nella prima scena vediamo la purificazione del Tempio, abbiamo visto il Signore. Signore che entra nel tempio per purificare il tempio, che raffigura bene l'odio di Dio per il peccato e l'impurità. Cari del Signore, come possiamo non vedere nella parola di Dio che Dio odia il peccato e l'impurità? Dio non lo sopporta, non sopporta il peccato. Quindi allora, come possiamo noi che diciamo di essere cristiani sopportare nella nostra vita o pensare di essere il tempio di Dio se il peccato rimane in noi? E noi non facciamo nulla per toglierlo. Non è così. Nella seconda scena vediamo la spiegazione della risurrezione di Gesù. Questo ci indica che Dio dona una nuova vita in Cristo, che è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E poi vediamo anche una terza scena, ma qui vediamo che il Signore ci dà una vita nuova e Dio vuole fare un tempio nuovo della nostra vita. Dio vuole che noi siamo un tempio nuovo. La terza scena ci rivela la fede. La fede, quella che è poco profonda delle persone, non basta. Infatti Gesù vede, conosce tutti, ma non si fida di loro. Quella è una fede in cui Gesù non può contare. Loro credevano, avevano visto i miracoli, ma Gesù non può contare su quella fede. Non può, da questa fede, far scaturire dei suoi servitori. Cari del Signore, bisogna dire proprio questo: non può, non è che Dio non può, perché Dio può ogni cosa, ma siamo noi che impediamo a Dio. Quando noi ci accostiamo a Dio soltanto in maniera superficiale, quando noi non abbiamo l'intenzione di essere completamente cambiati, di essere veramente trasformati nel vero tempio di Dio. E allora, cari del Signore, Dio non può far sorgere di noi, ecco, dei servitori suoi, che proprio nel tempo in cui viviamo, Dio sta cercando. Io credo in questo e dico ahimè, Signore, aiutami, Signore, veramente, perché Dio sta cercando veramente in un tempo come questo dei veri servi suoi, veri uomini che vogliono essere il tempio di Dio, ecco, che risplende, che, ecco, fa la differenza, in modo che quando uno possa guardarci, possa vedere Dio stesso, l'immagine di Dio nella nostra vita. Ecco, come dicevo, la terza scena ci rivela la fede di queste persone, perché la fede, quella che
non è profonda delle persone, non basta. Dio dona la salvezza solo tramite una fede genuina, una fede salvifica. Se ci accostiamo a Dio soltanto perché vogliamo il bisogno del momento, non abbiamo capito nulla della fede. No, noi dobbiamo innamorarci di Dio, dobbiamo dare completamente tutta la nostra vita. Dobbiamo essere e veramente ardere con quello zelo con cui ardeva Cristo Gesù. Il fatto che Gesù ci conosce e non ha bisogno della testimonianza di nessuno, questo ci rassicura anche, perché ci rassicura contro le accuse del diavolo. Noi sappiamo che c'è l'accusatore, il diavolo. Ecco, ma Dio ci rassicura, Gesù ci rassicura. Ma questo ci mette anche una grande responsabilità. Non solo ci rassicura, ma ci mette anche una grande responsabilità. A Dio non piace un cuore doppio, metà per il mondo e metà per Dio, metà per il peccato e metà per il Signore. Gesù vuole che noi veramente possiamo essere dei veri discepoli. In Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, a capitolo 8, a versetto 31 fino a versetto 32, Gesù dice questo: Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vedete qui, questi giudei avevano creduto in Gesù, ma non erano veramente liberi. Essere dei veri discepoli di Cristo significa proprio questo. Gesù disse a questi giudei che avevano creduto: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Questo significa che se non perseveriamo nella sua parola, non siamo veramente discepoli di Gesù. Credenti come alla fine, purtroppo, dobbiamo dirlo, credenti come il diavolo, anche i demoni credono, ma non sono salvati. Noi crediamo, sì, credere, ma non basta. Ma se perseveriamo nella sua parola, se ci innamoriamo della sua parola, e allora saremo veramente veri discepoli. E allora dice questo, che se perseveriamo nella sua parola, saremo veramente suoi discepoli e conosceremo quella verità che ci renderà veramente liberi, liberi, liberi da tutte quelle cose che si frappongono fra noi e il Signore, liberi da tutte quelle cose che ci allontanano da Dio, liberi di adorare, liberi di esprimere completamente l'adorazione per Dio. Nel vero senso dell'adorazione, come a Dio piace, liberi di servire il Signore con passione, liberi, ecco, di tutto quello che ci vuole portare lontano da Dio e di fare la volontà di Dio e di svolgere il compito per cui noi siamo su questa terra, perché siamo su questa terra per essere luce per coloro ancora che vivono nelle tenebre. Dio vuole fare di te un tempio nuovo, un tempio di vera adorazione, vero amore e di vera fedeltà a Dio, perché la fede vera, ecco, è anche fedele. La fede vera è anche fedeltà a Dio. Questa è vera fede. Quindi, cari del Signore, voglio concludere con questo: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Dio vuole fare di te un tempio nuovo. Vogliamo concludere con questa parola, vogliamo pregare il Signore. Io ti invito a chiudere i tuoi occhi. Spero che questa parola, questa sera, ecco, nella mia debolezza, voglio credere che la potenza di Dio è stata perfetta questa sera. Perché questa sera non stavo tanto bene, non sto tanto bene, ma voglio credere che in questo momento ci siate voi dall'altra parte, che avete ricevuto, ecco, questa parola nei vostri cuori con potenza. E voglio credere questa sera che Dio, ecco, sta in questo momento compungendo i vostri cuori. E voglio credere che adesso pregheremo e che Dio sta per fare delle cose nuove nella vostra vita. Dei tempi nuovi. Ecco, noi siamo il tempio di Dio. Ecco, stiamo attenti a non guastare il tempio di Dio, perché Dio guasterà noi, dice la parola di Dio. Noi vogliamo, ecco, invece ogni giorno lavorare per abbellire questo tempio e farlo sempre di più come piace a Dio. Signore, vogliamo fare la tua volontà. Ti invito a racchiudere i tuoi occhi ovunque tu sei, fratello, sorella, amico, anche se per te è la prima volta, chiudi i tuoi occhi. Se sei sincero nel tuo cuore, Dio conosce, Gesù conosce ogni cosa di te, sa le tue lacrime, sa le tue sofferenze, sa di quello che tu hai bisogno, ma la parola di Dio ci dice: cercate prima il regno e la sua giustizia.
fatto giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. Ecco, se questa sera tu vuoi essere il tempio di Dio, se vuoi essere trasformato, se vuoi che la gloria di Dio risplenda nella tua vita, se vuoi che tutto nella tua vita parli di Lui, ecco, se vuoi svegliarti già domani mattina con il desiderio di cercare la parola di Dio, quello che piace a Lui, di scoprire questo Dio infinito che non finiremo mai di conoscere, ecco, la sua meravigliosa bellezza. Ecco, se tu vuoi essere trasformato in questo momento, ti invito a chiudere i tuoi occhi ed alzare la tua mano come segno di fede, ecco, come segno di arresa a Dio. Io non ti vedo, ecco, dall'altra parte non posso vederti, ma Gesù vede ogni cosa. Egli conosce il tuo cuore, conosce quanto tu sei sincero, sincera. Ecco, Padre, nel nome di Gesù io ti prego, oh Signore Dio onnipotente, ecco, nel nome potente di Gesù, per l'autorità che Cristo Gesù ha, ecco, noi vogliamo cacciare via dal Tempio di Dio ogni cosa che non ti appartiene. Signore, vogliamo ristabilire, Signore, le nostre vite affinché siano un Tempio nuovo, santo e consacrato a te. Padre, Signore, vogliamo, Signore, che la nostra casa sia una casa di adorazione e di una vera adorazione. No, Signore, venire davanti a te soltanto quando abbiamo bisogno, non cercarti per uno scopo personale, per soddisfare i nostri piaceri carnali. Oh, Signore, che durano solo per un tempo e alcune volte neanche, Signore, finiscono ancora prima. Signore, noi vogliamo, Signore, un tesoro, ma un tesoro nel cielo. Signore, vogliamo il tesoro che tu vuoi dare per noi. Vogliamo glorificare il tuo nome. Tu sei la nostra eredità, tu sei il nostro tesoro. Signore Padre, ti preghiamo, siano liberati i prigionieri dal peccato, siano spezzate le catene ancora in questa sera. Nasca, oh Signore, nella vita di quanti, Signore, in questa sera hanno ricevuto questa parola, nasca il desiderio di consacrare le nostre vite, Signore, di consacrare la propria vita a te, Signore. Padre del cielo e della terra, creatore di ogni cosa, Padre, veniamo a te nel nome potente di Cristo Gesù, quel nome che tu ci hai dato, che è al di sopra di ogni altro nome, Signore. Oh Padre, nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Grazie, Gloria a Gesù. Signore.